Scuderia Ferrari Play F, Raffaella Carrà, favori invece per Rublo dei Greppi, reduce da due primi posti, sempre con Vittorio Miniero. Vediamo la partenza con Rublo dei Greppi che cerca subito di sfondare nei confronti di Renoir Team. Sfonda Rublo dei Greppi, in poche battute va a condurre. Renoir Team in seconda posizione, all'esterno c'è Rock Hard. Vediamo i primi, in terza posizione Rea Valme, i primi 200 metri di gara completati nell'ordine del 15-3. In seconda posizione si mantiene Renoir Team, mentre all'esterno si adegua Rock Hard, terza posizione in corda per Rea Valme, via via tutti gli altri. Tanto cerca inutilmente di trovare posto in corda Rock Hard. E dalle retrovie c'è la progressione. Dopo 500 metri di gara di Replay F, Replay F si porta in breve a ridosso di Renoir Team, raggiunge Rublo dei Greppi che intanto ha completato in un tranquillo 48-2 i primi 600, lo raggiunge davanti alle tribune, cerca di impegnarlo. Rublo dei Greppi in vantaggio, all'esterno Replay F, alla corda c'è Renoir Team, poi Rea Wald che ha spostato dalla corda anticipando Rock Hard, alla corda ancora Raina Paldo, più indietro sono Raffaella Carrà, Ricky Ricky. Intanto 1-2-8, 14-6 davanti alle tribune, insiste Replay F all'esterno di Rublo dei Greppi che arriva al chilometro con il tempo di 1-18-1, 15-3 il parziale. All'esterno anche Rea Valm, all'esterno di Renoir Team, più indietro Raina Paldo. Intanto si staccano i primi tre, 400 alla conclusione, insiste Replay F, mentre Rea Valm va direttamente in schiena a Rublo dei Greppi, cavalli a 300 dalla conclusione con Rublo dei Greppi che cerca di andarsene, 14-6 anche il penultimo parziale e ora l'ultimo paletto con la frazione in 14-8, Rublo dei Greppi in vantaggio all'ingresso in dirittura d'arrivo, ci prova Rea Valm che sprinta al suo esterno, Rublo dei Greppi deve essere sostenuto nel finale, Rublo dei Greppi avvicinato da Rea Valm che ci prova ma non può nulla contro Rublo dei Greppi alla terza consecutiva con Vittorio Miniero. Il terzo posto più indietro è per Replay F, 29,5 a chiudere, 1,16,4. Il tris a seguire per Rublo dei Greppi, Vittorio Miniero in sediolo. Il training è quello di Massimo Chiarini, successo netto, anche se sofferto un po' alla fine, per il buon finale di Rea Valm che chiude bene all'esterno di Rublo dei Greppi ma guadagna soltanto qualcosa. Rublo dei Greppi nel finale, come vedete, vince ancora agevolmente. Vittorio Miniero lancia baci in tribuna. Terzo posto per Replay F.